Bene ragazzi, 15 di agosto è Ferragosto e quest'anno è totalmente, quasi mi schianto, è totalmente new. Infatti, Guarda come se n'è andato. Ma dove? Ho portato la mia ragazza a vedere qualcosa di strepitoso che si trova in Piemonte, sul Lago Maggiore. Dove siamo? Alle isole Borromè con due... Si sta diventando tantissimo questa storia delle due E. Comunque fa un caldo atroce, sono le due, ci sono 29 gradi, ma non sembra che ci siano 29 gradi. Parcheggerà qualcosa di improbabile. Allora abbiamo preso il biglietto per le tre isole, ci è costato 30 euro in due, quindi c'è testa. Poco, in effetti. E ci hanno consigliato di rimanere sull'isola dei pescatori una mezz'oretta. With the tide singing woe. Siamo arrivati all'isola madre, ci verranno a riprendere tra un'oretta circa, quindi cercheremo di zampettare molto velocemente. Che fotografa di National Geographic che potete ammirare in diretta su questo video. E quindi adesso visiteremo appunto quest'isola, vi racconterò qualcosa in più su queste meravigliose tre isole, ma non è questo il giorno. Throw your caution to the wind. Allora, l'altra volta che ci ero venuto con Groupon e quindi c'era tipo una sorta di biglietto cumulativo di X cose e non mi era costato tantissimo. E invece abbiamo pagato 27 euro per visitare il giardino e il palazzo di Isola Madre. Quindi mo ci muoviamo pure, anche perché tra 40 minuti dobbiamo riprendere il traghetto e quindi... Vabbè dai, in fin dei conti 13 euro per questa meraviglia naturale si può pagare. Lui è Ugo. E poi c'è Camilla. L'unica cosa che non mi piace di questi posti è che ti mettono un sacco di fretta. Stiamo tornando di corsa al traghetto. Cosa ne pensi di questo posto? Bello, ma ci vuole troppo tempo perché è ristretto. Ok, qua fa molto molto meglio, praticamente il traghetto passa ogni mezz'ora. Siamo all'isola dei pescatori, la più piccola delle tre isole sul Lago Maggiore delle isole Borromè. L'isola dei pescatori, anche se è la più piccola, è quella con maggiore affluenza di persone. Infatti mi sono messo qua al molo, bello tranquillo, da solo, non trovo neanche più la fidanzata. Passa ogni mezz'ora al traghetto, quindi almeno questa la si può visitare tranquillamente. E la visita anche qua merita. Bisogna tenere sulla mascherina. E visitare il 15 di agosto queste tre isole con la mascherina è una bella menata. Ok, siamo arrivati all'isola bella, l'ultima delle isole Borromè. Lei è parecchio cotta, non ha il fisico per girare ancora con il viaggio, deve fare ancora un po' di esperienza. Ora visitiamo i giardini che sono qualcosa di strepitoso e non vedo l'ora di mostrarvi la sua faccia. Sono 30 gradi, percepiti? 1200. Hold your hand up to your heart. I know it's just a chance to start. I know that it might feel like it's too hard. Ok, siamo entrati all'interno del palazzo che poi ci porterà ai giardini dell'Isola Bella. Il costo è di 34 euro per due persone. Com'è questa sala? Spaziale. Oh, love is where you are. Just know that love is where you are.
sembra l'isola bella? È la più bella delle tre. È la più bella delle tre. È la più bella delle tre, qualcosa di maestoso. Pazienza. Pulling down the walls we cross, fighting through the walls we lost, looking for the day when we... In questo panorama pazzesco di questo giardino, va bene tua. Spaziale. Noi chiudiamo il video qua delle isole Borromè, ma adesso parola a lei. Cosa ne pensi di queste isole? Che quando sono stupende. Quindi ci vediamo settimana prossima. Iscrivetevi al canale e fatemi sapere nei commenti se volete qualche altro video con questa personcina qua. Ciao, no, alla prossima. Vi prego, no. Mai più.